Il motivo per cui sono qui è legato a una storia degli ultimi mesi, in cui il mio amico Tommaso Malerba, attivista del movimento di Afragola, insieme agli altri, un giorno l'ho incontrato e mi ha detto: ci sono i panificatori che vorrebbero incontrarti, vorrebbero un incontro con te. Di solito non mi sottraggo mai agli appuntamenti sul territorio, e se troviamo una data, vedi che dopo le elezioni europee andrà tutto meglio, sarò più libero. Poi, come sapete, è iniziata questa cosa dei tavoli della legge elettorale del confronto, quindi non è stato così. Ed è per questo che la prima cosa che devo fare qui è scusarmi con tutta la comunità dei franchigieri, perché è una comunità nel senso che si aiuta reciprocamente, che ho in qualche modo solato due volte per motivi legati ad appuntamenti istituzionali a Roma. Mi scuso con Mimmo per tutti gli altri e con tutti i presidenti provinciali per il mancato incontro. Poi ci siamo incontrati, ho incontrato Mimmo presso la sua panetteria 10 giorni fa, una settimana fa. Ci siamo seduti lì fuori e lì abbiamo iniziato a parlare del mondo, di questo mondo, che è un mondo che io ricordo un po' assumendo le battaglie di Francesco Borrelli, e quindi avevo già un po' conosciuto, ma non avevo idea che oggi un panettiere in provincia di Napoli, in provincia di Caserta, deve fare le consegne del pane con la scorta. Non avevo idea che oggi al panettiere sparassero le gambe. Non avevo idea del fatto. Io sono arrivato alla sua attività commerciale e lì fuori c'erano i carabinieri. Ora, io li ringrazio sempre, ringrazio la Ligos quando io faccio, quando presenzio ad alcune manifestazioni o faccio degli incontri sul territorio. Di solito il commissariato locale o la caserma locale manda un servizio di sicurezza, e io, incontrato questo maresciallo, ho detto: no, guarda, comunque non preoccupate, grazie di essere qui, ma non c'era bisogno. No, noi siamo qui per me, non siamo qui perché siamo qui per difendere questa attività commerciale che è a rischio, perché Mimmo è una persona che si è esposta. Ci siamo seduti lì fuori, abbiamo parlato per un'oretta e mezza davanti ad un caffè, e mi ha raccontato un po' la sua esperienza. Mi ha raccontato di tutte le criticità che incontra, del fatto che che un panettiere oggi deve fare il consulente dei carabinieri e deve aiutare i carabinieri, che io ringrazio. Io penso sempre che anche le forze dell'ordine, quando c'è un caso di corruzione, sono le forze dell'ordine che arrestano i loro colleghi, e per questo sono incommiabili. Quando hanno arrestato il comandante della Guardia di Finanza a Piombino, sono stati i finanzieri, i carabinieri e i poliziotti ad arrestare il comandante della Guardia di Finanza. Quindi per me è sempre un grazie che va alle forze dell'ordine e i casi di corruzione. Mi ha raccontato con le lacrime agli occhi Mimmo del fatto che quando lui è stato in ospedale perché ha avuto un problema di salute, c'erano i carabinieri che piantonavano la sua panetteria per difendere la sua famiglia. Mi ha raccontato delle esperienze che fanno ogni notte con il passamontagna di andare a sgominare i forni abusivi. Mi ha raccontato del business, mi ha raccontato dei pericoli per la nostra salute, i pericoli che hanno tutti i cittadini italiani che mangiano questo pane. Non sappiamo questo pane, non questo imbustato, quello non imbustato, dove arriva, su quale tavola, e soprattutto il rischio che si possa trasformare o che sia già un grande business pari a quello della droga, quello dell'oro bianco, di interesse delle organizzazioni criminali. E io la prima cosa che ho pensato era: vedi, se in questo paese un panettiere che vuole fare il panettiere deve mettersi a fare il carabiniere, deve mettersi a fare l'agronomo, deve mettersi a fare l'ispettore delle dogane, in sostanza, perché mi ha raccontato di quello che succede al porto di Napoli. Io umilmente, visto che loro sono persone concrete che vengono dal lavoro, io spero di mantenere sempre un po' di concretezza che mi porto dall'inizio con me e di non perderla mai. Io ho detto solo: io sono qui e dimmi che cosa dobbiamo fare, perché lo facciamo insieme. Come ti posso essere utile? Usami come vuoi, in modo tale che la mia carica ti possa dare una mano in questa battaglia che qualsiasi cittadino italiano condividerebbe. Poi, quanti sono i cittadini italiani che si schiererebbero con la faccia dietro a Mimmo? Questo è un'altra questione, è su quello che dobbiamo lavorare, perché finché Mimmo fa il supereroe, perché di fatto è un supereroe, è una sconfitta per tutti i cittadini italiani. Dovrebbe essere e dovrebbe essere
e i tavoli di confronto servono se arrivano ad un risultato, questo vale pure per quelli che stiamo facendo, se non arrivano ad un risultato non servono a niente. Allo stesso modo andiamo dal prefetto, parliamo tra persone dello Stato e andiamo a capire quali sono le criticità che hanno impedito la continuazione di questo tavolo, ma soprattutto chiedere maggiori controlli. L'obiettivo fondamentale è maggiori controlli, quindi mettere in grado le forze dell'ordine di aumentare i controlli sul territorio e di far rispettare quella legge. Come sempre in Italia il problema non è che mancano le leggi, che a volte non si applicano, a volte non si fanno rispettare, soprattutto perché non abbiamo proprio gli strumenti giusti, non abbiamo tutti gli strumenti. Non è una novità che le forze dell'ordine non abbiano tutta le strumentazioni a loro disposizione, ma oggi la tendenza che io vedo è sempre, pure politica, dell'individuare persone fuori da quelli che hanno le competenze specifiche che devono risolvere i problemi che potrebbero risolvere quelli con le competenze specifiche. Quando si parla di lotta alla corruzione si individuano dei super uomini di governo, quando invece basterebbe dare tutti gli strumenti e i fondi alla polizia e alla magistratura per fare il loro lavoro onestamente. È la stessa cosa qui. Quindi andremo dal prefetto e chiederemo conto di tutto, del perché non si utilizzano tutti gli strumenti forniti dalla legge, ma soprattutto quello che si è creato con l'intesa su questo tavolo. E poi io ci andrò con Mimmo, quindi Mimmo, se avrà qualcosa da dire al prefetto, dovrà specificare qualcos'altro, lo potrà fare direttamente. Il mio obiettivo non è quello di essere un tuttologo sulla pianificazione, ma di essere da tramite tra le istituzioni competenti e le persone direttamente interessate. Secondo, metteremo in contatto l'Uniman con la Commissione Agricoltura del Monte Ciclopio e creeremo una risoluzione per la questione della tracciabilità della farina. Esatto, è quello che mi ha fatto vedere Mimmo nella sua prima. Lì c'è il mulino dove, vedi se sono preparati, lì c'è il mulino dove hanno lavorato il grano, ma non c'è la provenienza del grano. Ed è quella la cosa più importante. No, dico una cosa, questo l'abbiamo notato noi palettieri, ma se andate in un supermercato, comprate un mezzo chilo di farina, Barilla, Budona, tutte queste case, vedete che è solo farina dubbio zero, non saprete mai niente a togliere, può darsi quella farina buona, però niente a togliere che non dicono il grano, se è francese, spagnolo, ucraino. Io penso che mangiamo oggi è già da 20 anni. E questa è la grande questione, perché non sappiamo il grano da dove proviene, quindi non sappiamo di che natura è. E poi c'è la terza questione, che è quella che mi ha spiegato sempre Mimmo in questo viaggio che abbiamo fatto al tavolo con la sua panetteria, che è la questione del grano, la gente sbaglia, l'uso alimentare per umani e l'uso per l'uso zootecnico, per l'uso animale. E questa è una questione importante, perché questo problema nasce molto spesso anche dove arriva il grano. Arriva per esempio al porto di Napoli e lì si confondono. Questa è una questione che dobbiamo approfondire, io non sto dicendo che è così. Però per questo io annuncio di lavoro un'ispezione al porto di Napoli dove ci sono i situazioni del grano, andremo ad incontrare tutte le autorità competenti che controllano questo processo per capire bene se il grano da dove proviene, ma soprattutto quali sono i processi che poi portano il grano ad arrivare nella panetteria, ad essere lavorato, ad arrivare come farina nella panetteria di Mimmo. So anche che Mimmo è uno di quelli che si è battuto perché il grano ce lo facciamo da noi, sul nostro territorio, e esperienze come queste, per questo ringrazio il sindaco di Portici che si sta battendo per riuscire ad ottenere la gestione di questo bene, proprio per favorire poi le attività di una scuola, di quello che si è parlato prima. L'altra grande questione è che noi dobbiamo favorire la produzione interna di grano, non l'importazione. E per farlo, come diceva Mimmo, ci sono tanti terreni confiscati, ma anche terreni inutilizzati, che noi dobbiamo spingere per la produzione del grano, in modo tale che siamo loro stessi a controllare e mettersi a garanzia di questo processo. Perché questo è un tema importante, il secondo e il terzo punto di quello che faremo, quindi risoluzione in commissione e lavoro giuridico, lavoro legislativo, e secondo ispezione al porto di Napoli, che poi da lì secondo me si apriranno tanti filoni e scopriranno tante altre cose, perché su questi due punti c'è la salute dei cittadini, è importantissima. Nella prima c'è sicuramente un business criminale, e un po' di salute dei cittadini, perché non sappiamo quale linea media porto questo anno, in quali forni, e quindi sappiamo bene tutte le notizie e inchieste giornalistiche su questo tema. La seconda e la terza sono la salute dei cittadini. E oggi
altri che sono presenti, quindi si sostituiscono ad un altro ente molto spesso, che è l'ASL sui nostri territori. Fanno un lavoro che dovrebbe fare l'ASL, e anche di questo dobbiamo chiedere conto agli enti regionali e agli enti statali. Se noi iniziamo a sensibilizzare le istituzioni o a sensibilizzare ulteriormente le istituzioni su questo tema, otteniamo una serie di risultati per i quali ci ringrazieranno probabilmente la generazione dei figli, perché come mi spiegava Mimmo, il pericolo che noi, la mia generazione, quella dei miei coetanei o prossimi, possiamo essere celiaci, o già siamo celiaci, per effetto del grano, con sempre più impunità con il quale si fa il pane, è enorme. Però se spezziamo questa catena otteniamo un paio di risultati. Questo è tutto quello che io ho detto a Mimmo, e prendo un impegno pubblico di fronte alla Stato, di fronte ai cittadini portici e ai panificatori su questo tema: aumentare i controlli, la questione legislativa su cui lui e loro saranno fondamentali, e l'istruzione. Un'altra cosa importante è il sostegno per tutto quello che posso fare al sindaco e a tutte le associazioni che ruotano intorno a questa realtà, per quello che può servire. Tutto quello che può servire noi siamo a disposizione. Ho imparato in questo anno, 4 mesi di legislatura, che una carica come la mia, molto spesso solo con un incontro, con un confronto con un'istituzione competente, può sbloccare dei processi che sembravano bloccati. Quindi anche su questo sono a disposizione. Per quanto riguarda l'investitura del sindaco sulla questione delle riforme del titolo quinto, tutta la partita si giocherà la settimana prossima. Gran parte degli emendamenti che riguardano il titolo quinto, che riguardano il Senato, che riguardano le immunità parlamentari, sono ancora tutti da discutere, perché siccome non c'era l'accordo, il senatore Pugna mi correggerà se sbaglio, siccome non c'era l'accordo quasi su nulla, anche se sembra essere celebrato che già risolto il problema delle riforme, siccome non c'era l'accordo quasi su nulla, si andrà avanti punto per punto, emendamento per emendamento, e non è escluso che poi si sospenderà l'aula, si andrà in commissione. Qual è l'obiettivo della riforma del titolo quinto? Secondo me, non so se secondo il governo, anzi ho i miei dubbi, secondo me è prima di tutto ridurre i contenziosi tra regione e Stato centrale, e per questo bisogna individuare delle specifiche competenze dell'uno e dell'altro, non individuare competenze dello Stato maggiori per entrare a gamba tesa nelle competenze regionali quando dice lui, perché questo scade i contenziosi. E secondo, garantire una certezza del diritto e una continuità delle istituzioni ai cittadini dei territori. Se oggi noi abbiamo delle province abolite con un NI, che significa che esistono ma non sono eleggibili, che hanno ancora delle competenze ma non sai chi le eleggerà, oggi abbiamo una situazione tale che è semplicemente un disastro dal punto di vista della relazione tra istituzioni e territorio, cittadini e territori. Se poi quello che dovrà avvenire, le città metropolitane sono ancora più in confusione in questo momento, è chiaro che l'obiettivo è totalmente mancato. Dal mio punto di vista, delle riforme costituzionali, ora non so se è troppo tardi, ma si potrebbe fare anche una grande riflessione, dal mio personale parere, sull'utilità della struttura amministrativa dei giovani. Ci sono in alcune parti di questo territorio che magari, lasciato l'identità territoriale, che i campani restano campani e i pugliesi restano pugliesi, questo va al di là che la regione esista amministrativamente, ma il vero fronte, me lo potrà confermare il sindaco, tra i cittadini e le istituzioni sono i comuni. Poi c'è lo Stato centrale, in mezzo c'è una costellazione di istituzioni, di autorità che molto spesso non fanno altro che creare confusione. Io credo che la regione Campania abbia il grande merito di aver fatto questa legge. Probabilmente se Mimmo doveva andare a Montecitorio e doveva convincere tutto il Parlamento su questa legge ci metteva 20 anni, invece ce l'ha fatta con la regione Campania. Però dobbiamo capirci su sanità, su tanti altri temi, qual è il progetto di paese. Io vi invito a tenere proprio un appello alla cittadinanza, più che alle istituzioni presenti a questo tavolo, a tenere gli occhi aperti sul Senato, perché secondo me la prossima settimana ne vedremo delle belle, e l'unica cosa che dobbiamo secondo me scongiurare è che si affrontino i problemi inutili e si eludano i problemi più importanti. Molto spesso in questo momento in cui l'Istat dice che ci sono 10 milioni di poveri in questo paese, piccole e medie imprese in ginocchio, chiudono in un anno 1000 imprese storiche italiane, beh, in questo momento non si può pensare che solo con le riforme costituzionali si risolva il problema. La terza repubblica, come diceva il sindaco, non si crea nel tavolo di confronto tra Renzi e Di Maio del Movimento 5 Stelle e PD, si crea se saremo in grado di fare una legge elettorale decente,
delle riforme costituzionali comune, che significa dare il potere di scelta ai cittadini, in modo tale che alle prossime elezioni, con una prossima struttura istituzionale, si possa eleggere una classe politica migliore. Se invece si fanno leggi elettorali molto più simili, molto simili al Porcellum e si blocca la possibilità di votare da alcuni cittadini su alcuni cittadini su alcune istituzioni, si crea un problema che è quello che la classe politica si rigenererà sempre e i cittadini non avranno sempre meno potere di poterla rinnovare. Questo riguarda ogni tema, dalla pianificazione a tutti i problemi del paese. Quindi pochi chiacchiere ne ho fatte già troppe, io e Mimmo da oggi cominciamo a collaborare e sono sicuro che avremo la vicinanza di tutte le istituzioni a questo tavolo, di tutto quello che si vorranno aggiungere, non è una questione di colore politico, io farò tutto quello che posso senza promettere cose impossibili e seguendo quello